Si è svolta ieri al Laboratorio Urbano di Fasano la conferenza di presentazione dei candidati di Forza Italia, organizzata dalla dirigente provinciale Laura De Mola. Alla presenza della padrona di casa e del deputato Mauro Dattis sono stati presentati i 5 candidati alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia a sostegno di Raffaele Fitto, presidente, Giuseppe Margheriti, Euprepio Curto, Gianluca Quarta, Luciano Sardelli e Roberta Tommasi. Alla conferenza erano presenti alcuni volti noti a livello provinciale del partito, oltre che l'ex sindaco Lello Di Bari e il presidente dei giovani forzisti Mario Schena. Allora, a parte questa campagna elettorale molto impegnativa, Forza Italia non ha candidato nessuno. Di Fasano avresti dovuto candidarti tu, perché non ti sei candidata? Allora, devo dire che io questo quesito non me lo sono neanche posto, non ho affatto pensato alla mia candidatura, perché 2 anni fa, e precisamente nel dicembre del 2018, quando l'onorevole Mauro Dattis mi ha fatto questo regalo dandomi la nomina di commissario provinciale, ovviamente altro non abbiamo fatto che dedicarci alla ricostruzione e alla crescita, a far aumentare, diciamo, l'esponenza del nostro partito, qual è Forza Italia. Abbiamo cominciato un percorso insieme, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma siamo a metà strada, quindi diciamo che se io in questo momento storico avessi interrotto questo percorso, questo lavoro, avrei perso il lavoro portato avanti nel partito sino a questo momento. Quindi io ritengo che per me ci sia ancora tempo e ci saranno tante altre opportunità. In questo momento, da donna di partito e da dirigente di Forza Italia, mi preme portare a conclusione il lavoro di ricostruzione e di crescita che stiamo portando avanti per il partito. Senti, qualcuno invece insinua che non vi siete candidati nessuno a Fasano per agevolare la strada a Scianaro, e in questa ottica è sintomatica una fotografia che ha circolato sui social di un incontro riservato fra te, Lello Di Bari, Fitto e Scianaro. Allora, io ti ringrazio per questa domanda e colgo l'occasione per dire che la candidatura di Scianaro era in forza fino all'ultimo momento, perché da nessuna parte era venuto fuori il suo nome. Si vociferava che si sarebbe candidato, ma oggi in un partito, domani dell'altro e poi in una lista civica. Devo dire che quell'incontro è stato veramente occasionale, nessuno di noi sapeva chi doveva incontrare quel giorno, e praticamente il candidato alla presidenza, Raffaele Fitto, era di passaggio da Fasano, è passato a trovare un imprenditore, suo amico, con il quale ha voluto prendere un caffè, e chiaro è che questo imprenditore, conoscendo me, conoscendo Lello Di Bari, ci ha telefonato dicendo: guarda, sta passando Raffaele Fitto, se volete passare a salutarlo siete benvenuti. Ovviamente, da padroni di casa, noi per il nostro partito non potevamo non andare a salutare Raffaele Fitto. Siamo arrivati lì e ovviamente abbiamo trovato il candidato della sua lista civica. Ma se questa cosa fosse stata una cosa segreta, un incontro praticamente politico, non sarebbe stata pubblicata la foto. La foto è stata pubblicata proprio per chiarire i rapporti civili che coesistono nella maggioranza e nella coalizione che sta sostenendo il candidato presidente Raffaele Fitto. Quindi escludi che nel centrodestra di Fasano ci siano degli accordi per agevolare l'elezione di Scianaro? Assolutamente no, io posso parlare solo a nome di Laura De Mola. Io sono una donna di partito, sono in Forza Italia da ben 26 anni, il mio motto è: nel bene e nel male mi sono da sostenere sempre chi praticamente sia, chi la persona alla quale si avvicino. Io sono da sempre vicina a Silvio Berlusconi, sono da sempre una forzista e quindi fino alla fine, nella buona e nella cattiva sorte, sarò in Forza Italia. Una conferenza stampa fatta a Fasano per presentare i candidati della provincia di Brindisi della lista di Forza Italia è significativa. Fasano per noi è un importante centro, solo per Forza Italia, ma lo è per l'intera provincia di Brindisi, per la Puglia. Guardiamo con grande interesse ai settori più importanti che reggono l'economia di Fasano. Sapete che turismo, agricoltura, servizi sono al centro della città di Fasano. Guardiamo con grande interesse e diciamo anche che ovviamente
i nostri candidati sono questi, non sono altri, quindi ai fasanesi che intendono, che sono di Forza Italia, che amano il centrodestra, che amano Silvio Berlusconi, diciamo che non ci sono altri candidati, sono quelli che sono candidati nella lista di Forza Italia e quindi per i quali bisogna ovviamente mettere la croce su Forza Italia e Berlusconi per finta.